Secondo quanto scrive Roberto D'Agostino su Dagospia, la situazione clinica di Maurizio Costanzo è precipitata improvvisamente, tanto che nessuno si aspettava una morte così improvvisa. L'operazione al colon per far fuori alcuni polipi era riuscita bene, dopodiché il sistema immunitario ha iniziato a perdere giri e sono sopraggiunte varie infezioni, compresa una renale. Quindi sono spuntati problemi respiratori con finale di broncopolmonite. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno che ha lasciato sotto shock anche la stessa Maria De Filippi, che non si aspettava una morte così improvvisa. Secondo quanto scrive Dagospia, fino all'ultimo Maurizio non ha mai smesso di lavorare, anche il sabato era sempre presente in ufficio e il giorno che detestava di più era la domenica, racconta sempre Dagospia. Preparava il suo salotto show per Canale 5, le sue trasmissioni radio, più le varie rubriche sui giornali. I suoi ultimi futuri progetti riguardavano la sceneggiatura di un film e l'organizzazione di una scuola di televisione per autori e tecnici.